Inizieranno domani mattina i lavori di messa in sicurezza dell'ex chiesa dell'Itria. Il via libera della soprintendenza ai beni culturali spazza via in qualche modo le polemiche nate nella valutazione degli interventi da mettere in atto per l'ex luogo di culto di via Duomo. Il progetto preparato dall'ufficio tecnico comunale non prevede abbattimenti, ma solo un'opera di consolidamento seguendo le disposizioni che la soprintendenza ha tracciato per il recupero dell'edificio. Stamattina nella zona, sopra il luogo del sindaco Marco Zambuto, dei tecnici comunali ed è responsabile dell'impresa che si occuperà dei lavori. Interveniamo con una opera che è di scucitura per verificare sulla parete che dà sulla via Duomo la reale tenuta dal punto di vista statico, la consistenza muraria, diciamo, e quindi la successiva opera, diciamo, di ricucitura. Per poi finire con il completamento, diciamo, della copertura e un successivo incatenamento di tutto l'immobile. Per i lavori si ricorrerà ai fondi comunali già disponibili, i primi 80.000 euro. Resta da capire se l'ex chiesa dell'Itria verrà recuperata del tutto o se gli interventi programmati serviranno solo a scongiurare rischi di crolli. L'edificio è in condizioni fatiscenti, visibili segni di anni di degrado, con i muri e una parte del tetto ormai compromessi.